Buonasera, buonasera, due volte, sai perché? Raddoppiare cose buone, certe volte meglio è. Il mattino loro in bocca, poi c'è ora di mangiare. Pomeriggio fai merenda e la sera arriverà. Buonasera, buonasera, due volte, sai perché? Raddoppiare cose buone, certe volte meglio è. Comincia un'altra puntata di Buonasera, Buonasera! Oggi ho sfoggiato un look particolarmente a metà tra il natalizio e il boscaiolo perché l'argomento invita, è molto allettante e quindi tra un po' lo scopriremo insieme. Cominciamo, come al solito, tutte le puntate del nostro programma con la musica! Amare te è facile, come odiare la polizia, sai le... Bellissima canzone di Coez, sbaglio? Era Coez, è Coez, che tra l'altro suona a Catania, dalle nostre parti, mi pare proprio in questo periodo, o ha già suonato, non ricordo, ma comunque la cosa importante è che l'abbiamo suonato noi. Oggi vi dicevo, ti piace la mia camicia? Sì. Guarda, la dette è così felice che manco al microfono. Ma che modo è? Ma che... Oh, viva l'autostima! Ehi, belli! La camicia a scacchi. Sì, lo so che sembro uno di quelli che mette il legno sul ceppo, spacca la legna. In realtà sono uno vestito da giocata a carte, caro Carlo Savoca. Da giocata a carte, certo, che è l'argomento di oggi. Sì, non lo so, fai sembrare tutto uno scherzo, un gioco, Virgo. In realtà è così, cari amici, radio, tele, social. Certo, beh. Radio, ciao. Tele, social, va bene. Oggi parliamo di giocate a carte. Sì. Perché in questo periodo natalizio... Molti, anche se un po' devo dire che questa abitudine si sta affievolendo, molti sono soliti riunirsi per giocare. Che gioco a carte e bevo vino per la gente del vuoto. Calma, calma. Io sono bambino. Le giocate a carte sono un argomento sempre attuale, anche se dicevo sono caduto un po' in disuso. E voi giocate a carte? E se sì, a quale gioco di carte giocate quando invita? Ma tu le giocate a carte le fai? Ci vai? Ci vai? A baccarà. Vabbè. Ok, Giorgia, ti prego. Giorgia è la nostra sobrietà fatta donna. Alzati in piedi, Giorgia, fai vedere quanto sei elegante. Total fai black. La nostra Catwoman, che però si ma sei bellissima. Giorgia, facci capire. Non ti chiediamo quanti anni hai, però tipo siamo sulla ventina, no? Cosa sì. Si fa alle serate di un ventenne o di una ventenne? Si gioca a carte oppure si fa altro? Beh, diciamo che si fa altro. Cioè, tipo? Si balla. A casa delle persone si vai? Perché no? Si balla a casa. Anche noi, tutto sommato, negli anni 90. Ti ricordi che c'era ecco, il DJ col piatto? Che si DJ col piatto, ma anche quello con... Le pizzette. Anche con la radio, faceva rec e play oppure play e stop. Metteva la musica, svitavamo le lampadine per creare quell'atmosfera. Perché non c'era lo strobo, non ma c'era certo, la palla. Spostavamo i divani nel salotto della nonna, nel salotto di casa e si giocava. Sono rimasto solo io.
datemi un organo. Certo, perché ce ne stiamo andando tutti. Sei rimasto solo tu, è normale. Questo è Svalbo, quest'anno non c'è. La di Natale. Vabbè. Di Natale. E quindi, insomma, ci sono tanti giochi da fare. Il baccarà, come ha detto la nostra Enjoy Chaotic, ma altri giochi ce ne sono tantissimi altri. Sette e mezzo, con la natta. Bello, col banco, quello veneziano. Il cucù è un gioco. Chi sa giocare? Sai giocare a cucù? Certo. Certo che sai giocare a cucù. Come si gioca a cucù? Sentiamo. Distribuiamo le carte. Distribuiamo le carte, l'uno si passa agli altri e tu certo. Rubi il cucù. A meno che il tuo vicino di casa, il tuo vicino di casa, ciao, di posto non abbia... Non abbia un re e allora lì fa puppet. Cucù. Oppure non abbia il cavallo, perché in quel caso è saltacavallo. Saltacavallo. Quando l'erba si cresce. Perde, quando si perde la vita, si perdono tutte e tre le vite, che succede? Cosa diventi un... Morto. Beh, brava, lo sa, è di un morto e se dai da parlare agli altri e gli altri ti rispondono, prendi la vita, soffi la vita e soffi 50 centesimi. No? Di quanto giocate? Di quanto gioca Ivana al cucù? Lo vogliamo sapere. 20 centesimi per vabbè, ogni puntata. Hai tre vite. 60 centesimi, budget sì, pazzesco. Sì, certo. Quindi, perché poi la notte è lunga, quindi... certo. Vabbè, ok, insomma ci sono tanti tipi di gioco, tanti tipi di personaggi che si incontrano alle giocate a carte, come per esempio gli accaniti. Vogliamo parlare degli accaniti? L'accanito è quello che entra a un certo punto, non viene certo vestito come me che sembra uno straccione, ma viene vestito con una giacca importante, con un ascot, già entra a casa con il bicchiere di cognac, già se l'è portato da casa, entra così sorseggiando, entra nella sala, chiama Bango! Così, senza sapere, chiama il banco a baccarà, anche se si sta giocando a mercante in fiera, quindi chiama Bango. E lì entrano già i primi attriti, no? Sei d'accordo Gian Birtone? Ma perché guarda che c'è gente che aspetta questo momento, questo periodo dell'anno, si prepara, mesi e mesi di preparazione, e poi arriva là, non per stare con la famiglia, con gli amici, ma perché proprio, capito? Devo vincere! Vabbè, parliamo delle canzoni, perché ci sono anche delle canzoni, c'è una playlist per le giocate a carte. Ecco, la canzone, più che altro il motivetto, la marcetta più intonata sì. Alle giocate a carte è questa, la sapete? Ci sta. Perché chiami la cista al banco, i lati chiamano, ovviamente ti fanno per se stessi, e questa è la canzone. Ma ho il sospetto che tu non mi volessi parlare di questo tipo di cose. Assolutamente no, non parliamo neanche delle giocate a carte, non parliamo proprio, del Natale. Perché no. Lui l'argomento non gliene frega niente. No, io sono anarchico, tu lo sì, sai. Sì. Ma bensì parliamo di un tema che te sta molto a cuore, perché sappiamo che fra due anni lo presenterai tu. Ah. O perlomeno il Festival della Canzone Italiana. Parliamo di giocate a carte. Sanremo. Sanremo 2020, sì. Sappiamo sì. Già che il tuo acerrimo nemico Amadeus... Sì, prima o poi ti mordo il sedere. Esatto, caro. L'hai detto anche di Carlo Penso. Conti, ma ancora là. Fino ad ora dorme sonni tranquilli. Dico, non si è sentito particolarmente turbato dalla mia esistenza. Il migliore però ce l'abbiamo noi, appunto, è lui, il Bettino. E quindi... che ti dico? Ah sì, che praticamente il presentatore ce l'abbiamo sicuro. Sì. Guarda che bello, con quella faccia, con quella... Ah, viso. Amadeus, che è molto bravo, è molto naturale, molto spontaneo, mi piace. Assomiglia a Red Canziano, non so perché. Quando mai? Ma, comunque, Amadeus avrebbe scelto, secondo fonti nostre... Sì, nostre. Una cantante famosa. Chi? Lei. La Sto silenzio dentro me. È un'inquietudine. A casa potete iniziare a limonare se volete. Ma con la solitudine. Con la solitudine. Limonare con chi? È la solitudine. Vabbè. Quindi Laura Pausini. La solitudine è limonare, ma cosa? Ma scusa, ma Laura Pausini a Sanremo? Sì, per l'ultima serata. Pare che Amadeus sì. abbia scelto lei per l'ultima serata. Ah, carino. Capito? Com'è sì. stato che ha voluto la De Filippi, che fecero quelli sì. tutti? Un po' di diversità ci sono. La Pausini, che tra l'altro è stata reduce di un bel concerto insieme ad Antonacci. Sì, che io bello, ho visto, devo bello. Dire che insieme. Ce la fanno tutte e non due. Non lo so, sì. Io non l'ho mai vista, però devo dire che insomma ogni volta che lo guardo in TV mi viene da cantare perché ha fatto un sacco di grandi successi. Esatto. Presto sì. lo guarderò. L'8 febbraio, insomma, dovreste ritrovarvi... La Pausini a casa.
sì, nel no. grande schermo di casa nel vostra. Grande schermo a... se lo guardi sul 14 pollici uguale no. Bravo Gianbirtone, ma fino a un certo punto, perché non ci azzecca niente con l'argomento del giorno. Invece torniamo in argomento giocata a carte, ma anche Miss da giocata a carte, perché il dottor Dottore ci parla di eleganza. Buonasera. Ami vestire in maniera casual o elegante? Casual in inglese vuol dire non ricercato, non importante, informale, in riferimento a un tipo di vestiario caratterizzato da grande semplicità e adatto ad ogni circostanza. Elegante invece è chi sa scegliere dal mucchio e personalizza la cosa scelta come un abito con il proprio modo di essere. Elegante infatti deriva dalla preposizione latina ex, che significa in tal caso tra, e dal verbo latino eligere, che vuol dire scegliere. Per cui elegante è chi sceglie tra, o ancora meglio, chi sa scegliere tra, chi sa scegliere dal mucchio. Il suddetto verbo latino eligere, cioè scegliere, a sua volta deriva dal verbo greco lego, che vuol dire raccogliere, ma anche dire, parlare. Dunque, l'eleganza è la caratteristica di chi non si limita a raccogliere abiti o a parlare, ma ha la capacità di raccogliere il significato profondo delle cose e sa applicare criteri di scelta e di selezione. Eleganza, di solito, è intesa come una generica parola indicante qualcosa di fico, raffinato, alla moda, ma non è così. L'eleganza, infatti, sgorga da un'azione precisa, ossia lo scegliere, che è un'azione puntuale, senza incertezze, l'azione di una mente che ha maturato la propria idea di bello in libera autonomia, un'azione che ha precisi connotati di grazia, armonia e semplicità. L'elegante dunque non è strepitoso, non è eccessivo, non ostenta, ma veste con armonia e naturalezza. Il dottor Dottore, come al solito, riporta un po' di ordine, un po' di cultura in questa baraonda che è Buonasera, Buonasera, così come solitamente fa Ivana Leotta, che oltre a cantare ci parla dei suoi studi, dei suoi sondaggi. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, due volte. Ecco. Parliamo di giocate a carte. Parliamo di giocate a carte. So che tu sei andata in mezzo alla gente, ma in realtà io vorrei capire, perché adesso ci gustiamo il video, ma tu cosa hai percepito della gente? Che impressioni ha? Che cosa vuole fare? Che sicuramente giocare a carte è una cosa che amano tutti, perché fa parte delle sì, tradizioni, ci riporta un po' indietro nel tempo. E sai perché si gioca a carte proprio nel periodo di Natale, cioè no, a dicembre? Perché? Perché siamo in vacanza, perché abbiamo no, la tredicesima. No. È una tradizione antichissima che risale agli antichi romani. Cioè loro in questo periodo di dicembre festeggiavano e osannavano il dio dell'età dell'oro, cioè Saturno. Wow! In questo periodo soldi. Bravo. In questo periodo tutto ciò che era disdicevole, che non era convenzionale, era concesso, tra cui il gioco d'azzardo. Sì, perché soprattutto tra soldati, sai, i soldati all'epoca soprattutto, adesso sono molto marziali, hanno un comportamento eccezionale, all'epoca erano un po', essendo anche mercenari, delle personacce, possiamo dirlo, tanto non ci querelano, esatto, sono quindi morti. Molte cose non erano concesse, non esatto, erano permesse, in quel periodo tutto si poteva fare. E da lì poi sono nati tantissimi giochi, vediamo a 7:30, la tombola, Tivitti, ci giocavo sempre con mia nonna. Anch'io, con mia nonna. Ci sono diversi modi per giocare a Tivitti, cioè a salire soltanto oppure a salire e scendere. Salire e scendere. Con mia nonna solo a salire. E vinceva sempre mia nonna, sempre. Fantastico. Sempre. Il 31. Il 31, poi c'è il mercante in fiera, la zecchinetta. La zecchinetta, che è un gioco d'azzardo. È un gioco d'azzardo, me l'hanno insegnato, però poi... detto, anche non quello, cioè si vedono scene insomma, di tutto e di più, padri che rinnegano figli, nonne che fingono infarto, di tutto e di più. Ma la cosa più bella è quella di riscoprire appunto queste tradizioni, perché vengono fuori tantissimi nomi, come per esempio la giallinusa. Ah, giallinusa, certo, perché quando si gioca a tombola con le carte, sai giocare a tombola con le carte? Ahimè, no. No! L'avrò fatto una volta, ma non ricordo niente, non sono brava, sono un disastro in questo. Signor Giorgia, voglio parlare con tuo padre. Signor Giorgia, insegni per favore a sua figlia a giocare a tombola con le carte. Grazie. Sono stato troppo severo? No, giusto. Ah, giusto. Severo ma giusto. Severo ma poi giusto. Ancora, poi ancora. Poi.
Lobu, il re di coppe, è lui che è sposato, si dice, con la donna di Mazze. Mentre ci si interroga sul perché gossip. Allora facciamo pomeriggio 5. Ti dico cosa fanno, non bevono da semplici bicchieri ma dalla quattara. Certo, la quattara è importante. Infatti quando abbiamo una persona che si para davanti a noi così, con questa posta, pari una quattara. Sta parendo un lasso di coppe, ecco. Sempre così. Ed infine il loro piatto preferito è l'uovo fritto. L'uovo fritto che è il lasso di oro. Ci sarebbe anche a russa, che sarebbe la donna di coppe. Bravo Ivana Leotta, ma adesso è il momento di sentire il parere della gente della strada. Vediamo, vediamo. Buonasera, buonasera. Due volte sai perché. Ci avviciniamo al periodo di Natale, quindi il periodo delle giocate a carte. Giochiamo a 7:30. Tu sai giocare a carte? Sì, giocare a carte. Io giocare a carte, è molto bello. Bravi. La corsa dei cavalli, ecco. Bravi. I giochi che abbiamo fatto con i nostri nonni, no? Giochiamo a 31, a 7:30. Poi abbiamo anche la briscola. La tombola. A mazzetto. Distribuire a metà il mazzo e giocava in due. Era... La belle tacca. Tinitti. E il brava, eh? Una bella tombola, un bubù. Minimo massimo, ti fa con le carte da poker. Insieme ai parenti, agli amici. Tutta una tavolata, sì, no? Non sì, si passa a giocare. Si conza una tavolata lunga. Per rivivere le vecchie tradizioni, quelle di una volta. Bello, 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 un'atmosfera poi sotto Natale che è tutta un'atmosfera particolare. 7:30. 7:30. Tombolo con le carte. Di calcio e se ti suono un po' il banjo, dici che sono depresso, che mi suona il contesto, che profumo di marcio, e se ti porto nel bosco e che ci portami in centro, perché lì non c'è campo, come fuori di testa, come l'ultimo, siamo l'esercito del selfie e chi si abbronza con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto il bravi! Di chi era questa risa? Carlo Savo, che stavo Tagaggi dicendo... Tagaggi e Chetra? Ragazzi di pietra? Tagaggi e Chetra. Ah, Tagaggi e Chetra, pensavo i ragazzi di pietra. E poi anche Fragola, Lorenzo, esatto, Fragola. Lorenzo Fragola. Fragola. Ma noi abbiamo una rubrica nuova, caro Carlo, sì, che abbiamo già lanciato settimana scorsa. Tu leggi dei libri? Leggi? Sì, certo. L'ultimo libro che hai letto? Come l'ultimo libro che ho letto... Vabbè. C'è un'altra? No, è questa la domanda. Peccato. Ne facciamo parlare di libri per bambini a Valentina Carmen Chisari. È bravissima, molto brava. Hai letto i libri? È di... bella. Vabbè, bella, che c'è? Ma, che bella, ma parliamo di bella cultura, lascia stare. Ciao a tutti piccoli amici, oggi vi parlerò di un libro un po' speciale, si chiama Un mare di tristezza, ma in realtà vi farà sorridere. Il protagonista è un pesciolino molto triste che nuotando nel mare troverà altri pesciolini tristi come lui, che sia una medusa giù di corda o un branco di sardine affrante oppure un calamaro mesto come non mai, fino a che non incontrerà una tartaruga inspiegabilmente al contrario, che gli dirà che è lui che sta sotto sopra, che in realtà tutti i pesciolini sono felici e contenti. Quindi è un modo per capire che a volte basta semplicemente guardare le cose da un punto di vista diverso per scoprire che forse sono molto più belle di quelle che si credeva. Ci vediamo la prossima volta. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera.
Brava Valentina Carmenchisari, brava. Ci parla di libri per bambini e ce li spiega anche, quindi invoglia noi genitori. Tu sei genitore? Sì. Povero sì. Ma non leggo niente al bambino. Certo, non sai leggere. A me. Ti spiega ci le guardiamo cose. Le figure tutte e due. Vabbè. Carlo Savoca però sa fare tante altre cose, sì? Tipo... Sì, non mi viene, però qualcosa da sapere. Chiediamo l'aiuto a casa. Ma tipo, tu mi parli di giocate a carte, giocate perché a questo carte. È l'argomento di oggi. L'argomento di oggi, non ce lo possiamo dimenticare. Le giocate a carte, ragazzi, è una cosa fondamentale. Per favore, è una cosa fondamentale. Anzi, se mi permetti, io ho preso pure un appunto. Sì. Ho preso pure un appunto sulle cose che ma si devono fare. Nella tua chat, sì. Le quattro cose da fare alle giocate a carte. Prima. Vi diamo un aiuto. La prima, al mercante in fiera vendete subito il lattante perché fonte di grande sfortuna. Vero! A prendere il latte devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Esatto! Esatto, bravo, hai indovinato. Esatto. A cucù, non esultate quando passate una brutta carta al vicino, perché da morte metaforica, morte clinica è un secondo. Vabbè, ma che fai? Che c'entra? Vabbè, beh, capirà, si esulta perché un giorno a me, allora, io ci avevo la donna, mi hanno passato l'asso. L'asso con una sola S, agonitata, è uscito ieri all'ospedale. E quindi? E un'altra a Bagara, il gioco preferito dalla nostra meravigliosa. Fate società solo se avete buoni alla posta da poter scambiare. Sì, è vero. Io perché, che ci vado, ragazzi, col bicchiere di plastica con 50 centesimi. Ma solo rumore, per favore non fatelo, ma in realtà non si va neanche alle giocate a carte a sbarco, perché poi lì punti 2 euro per fare il signore e ti guarda. E c'è la classica frase quando punti poco, punti gli spiccioli, chi rompiu carosello? No, è bruttissimo. No, su di mamma. Vedete i papi, le gioco. L'ultima. Se chiamate piatto al primo giro e prendete tutto, non siete degni di mangiare il panettone e frutta secca. Va bene, non esageriamo. Non però si fa. Non si fa che poi ci si alza da tavola. Esatto. In generale stiamo parlando sempre di persone che giocano pochissimo. Noi tra i 20... Ivana, 20 centesimi sono troppo pochi. 50 centesimi a vita, ce la accogliamo. Per giocarci 5-10 euro durante la serata... Ci passiamo una serata, ci divertiamo, è carino. E chi ce l'ha 10 euro? Le aste al mercante in fiera. Bellissimo. È una cosa pazzesca, è una cosa molto complicata da fare. Bello. Vabbè, bello. Noi continueremo a parlare di... Giocate a carte. Subito dopo la pubblicità. Buonasera, due volte. Devo dire pubblicità bene, se no non mi pagano. Subito dopo la pubblicità. Due volte.
benvenuti alla seconda parte di Buonasera, Buonasera! Due volte! Oggi l'argomento del giorno è le giocate a carte, perché siamo in pieno clima natalizio, quindi che vuoi? Ci piace riunirci non solo per mangiare le scacciate, non solo per festeggiare con i parenti, ma una riunione tra amici e una giocatina a carte di là ci sta. Se per caso poi perdiamo al banco o dopo aver comprato le carte al mercante in fiera non vinciamo niente, che facciamo? Gridiamo, stasera mi butto. Stasera mi butto, mi butto con te. Stasera mi butto, stasera mi butto con te. E faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te. Deciso che qualche cosa combinerò, questa volta non ci sono se fermi tutti, adesso tocca a me. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te, ma adesso tocca a te, ma adesso tocca a te, ma adesso tocca a te. Adesso tocca invece a Fabio Marino, perché a proposito di pagoda, giapponesine e cose internazionali, chissà da quale città impronunciabile del mondo avrà fatto il suo video. Buonasera, buonasera. Buonasera amici del Mediterraneo, oggi vi parlo di nuovo da Kuala Lumpur, la bella città della Malesia, più precisamente dal Batu Caves, il grotto di Batu, che prende il nome dal fiume Batu che scorre al lato della scala d'accesso. Come potete vedere, questo è il tempio induista più grande di tutta la Malesia, è dedicato al dio Kartikeya, che sta infatti qui dominante all'ingresso delle grotte. Come potete vedere, c'è anche una lunghissima scala d'accesso alle grotte che adesso ci accingeremo a percorrere, quindi venite con me. Eccoci qua ragazzi, siamo solo a metà strada, scalini faticosissimi, però ci riusciremo. Guardate i colori, soprattutto sono pieni di scimmie, che sono le vere e proprie ladri, ti rubano tutto, quindi non puoi avere occhiali da sole, niente che non sia messo dentro lo zainetto. Guardate, ce n'è un'altra qua. Continuiamo a salire, vediamo se ci arriviamo qua. Finalmente siamo arrivati alla fine di queste faticosissime scale, però ci tenevo a farvi vedere questo, venite. Guardate che spettacolo. Appena appena toccata dall'uomo, come vedete c'è un sacco di templi induisti, piccoli templi, piccole cappelle induiste all'interno della caverna, e da qui c'è una visuale migliore. Adesso ci accingiamo a ritornare giù e vi lascio con questo spettacolo di queste bellissime rocce carsiche. Ciao, buonasera, buonasera. Bravissimo Fabio Marino, che come al solito ci porta in giro per il mondo. Oggi però parliamo di giocate a carte. E c'è una cosa, un aspetto che ancora non abbiamo toccato, è molto molto importante, perché se per caso voi doveste essere gli organizzatori della giocata a carte e non dei semplici invitati, sappiate che avete degli obblighi morali, cioè quelli di far rifocillare i nostri avventori, i nostri invitati. Ascoltate, evitate di fare come fa qualcuno quando invita a casa a fantomatiche riunioni. Non essere aspro, ti prego. Quattro patatine messe in croce, ci vogliono le pezzi grossi, le così le pezzi grossi, cosa? Calma, ti stai scartocciate, arancini con la punta, quelli grossi. Scusa, non esagerare, ma non è che una, ma quanto ti deve costare sta giocata a carte? Ho capito, no, pensa a quello che puoi vincere. Tanto però evitiamo, per favore, questo mi sento di dirvelo, il pan di Spagna fatto in casa, la ciambella. No, demo perché la ciambella adruppa. Certo. Cosa significa adruppa? Rimane nel cannarozzo. E non scende, e come scende. Quando scende la quindi ci vuole molta più bevanda, molta più cosa. Vi prego, non fatelo. Sì. Le noccioline americane sono pericolosissime, perché sai come si chiamano le noccioline americane in dialetto siciliano?
si chiamano Giorgia, lo sa Giorgia? Lo sa Giorgia? No. Sì, ve lo dico io, si chiamano calacausi perché hanno un effetto collaterale particolare che poi ti impone di abbassare il pantalone e di andare capito, a casa del padrone di casa. Non si fa, non si fa. È una cosa che si ritorce addosso. Certo, in tutti i sensi. Una cosa esatto. Una cosa simpatica potrebbe essere, che ne so, quella scacciata al volo. Sì, fatta così su due piedi, una, certo. Sì. Ma i panini con il salame come alle feste dei bambini. Che bella che non ti ho sputacchiato addosso, ma figuriamoci, una delle tante volte. Insomma, non fate che preparate solo due patatine e il pan di Spagna perché non ce la cogliamo. Non fate come Emanuele Bettino. Cioè, no, io spacco il pandoro, spacco il panettone. Il prosecco, che prosecco. Eccola lì, il prosecchino, le bollicine. Flut. Vabbè. Per brindare a un incontro per te. E già eri di un altro, ricordi c'era stato un invito, stasera a casa mia. Va bene, grazie, noi abbiamo finito questa puntata di Buonasera Buonasera, tra risate, tra giocate a carte, tra patatine, tra champagne e cose. Appuntamento come al solito dal lunedì al giovedì dalle 19.45 alle 20.15 e in replica l'indomani dalle 12.30 alle 13 su Video Mediterraneo canale 11 o 511 e sui social Buonasera Buonasera su Facebook e Buonasera Buonasera due volte su Instagram. Grazie a tutti e alla prossima, ciao. Buonasera, due volte, sai perché? Raddoppiare cosa?